L'amministrazione comunale e in generale le istituzioni hanno sotto questo profilo due compiti. Da un lato quello di riuscire a generare dei contesti che possano facilitare l'aggregazione spontanea e quindi la nascita di iniziative bottom-up e quindi studiate e pensate dal territorio rispondenti realmente alle esigenze della comunità. Dall'altro quello di riuscire a coprogettare gli spazi in maniera che possano veramente assolvere a diverse esigenze. Sotto questo profilo possiamo ricordare, anche perché è un esempio che va all'incrocio tra la dimensione top-down e bottom-up, di come la nostra biblioteca più importante, l'epicentro di tutto quanto il sistema bibliotecario, la Mediateca del Mediterraneo, che è nata ovviamente all'interno di un sistema integrato sul territorio e con molteplici funzioni, sia stata come risemantizzata dalla presenza degli studenti e dei giovani, sia diventato un luogo di relazione, uno spazio pubblico di relazione, che ha fatto sì che anche l'amministrazione cambiasse in parte la propria progettazione, per esempio affiancando l'ufficio delle politiche giovanili a quello delle biblioteche, e inserendo il centro giovani, esempio di gestione strutturata, all'interno dei servizi complessivi della biblioteca nota come Mediateca del Mediterraneo. Io credo che le difficoltà della pubblica amministrazione siano in generale nella strutturazione di percorsi di partecipazione e di condivisione. Anche perché l'idea della partecipazione non è la semplice assemblea e quindi il rapporto frontale è anche separato in un momento poi tra l'altro di enorme crisi della rappresentanza e quindi di difficoltà a reperire in organismi intermedi quegli strumenti che consentano anche di intercettare i bisogni e le esigenze della comunità. Per noi è stata straordinaria l'avventura della candidatura di Cagliari come capitale europea della cultura, perché ci ha permesso di mettere su una piattaforma forma di relazione, partecipazione e condivisione che ovviamente ha coinvolto nella stessa adozione delle scelte e costruzione di un processo più che di un semplice progetto di candidatura anche moltissime associazioni giovanili che tra l'altro sono anche coinvolte all'interno di un tavolo tecnico interistituzionale che vuole affrontare il tema della città universitaria iniziando proprio dal riutilizzo degli spazi. La difficoltà è anche quella di impostare un tipo di partecipazione, intanto che sia non ex post, ma che vada veramente nel senso di una condivisione, di una coprogettazione nel momento dell'adozione delle scelte. Ed è per questo, per esempio, che l'amministrazione ha scelto la via della finanza di progetto per l'assegnazione e la concessione dei centri comunali, perché questo ha permesso, su una traccia base, di coinvolgere il territorio anche nella fase di progettazione degli ulteriori servizi e delle ulteriori funzioni degli spazi. I risultati della coprogettazione degli spazi pubblici è ovviamente il fatto di riuscire a disegnare ancora meglio il futuro di quegli spazi, cioè cogliendolo e interpretando appieno il senso di un paesaggio che ha senso solo se in evoluzione e ricordandoci sempre che il senso e il significato delle politiche giovanili come di quelle culturali è quello di assumersi l'onore e l'onere di una progettazione condivisa del domani. Un esempio di questo risultato può essere stata una delle residenze artistiche dei musei civici che hanno coinvolto per 3-4 mesi un intero territorio, un'intera comunità, inserendo all'interno, grazie anche al riconoscimento in termini di crediti liberi per queste attività da parte dell'università, moltissimi giovani studenti, ma non solo.